Ah, siamo ad Olbia con i ragazzi del liceo scientifico per parlare di social, una vita da social, la campagna che la Polizia di Stato sta portando avanti in questi giorni per sensibilizzare giovani, insegnanti, genitori a quella che è la rete e soprattutto i rischi della rete. Sentiamo cosa pensano i ragazzi dei social network e qual è l'utilizzo che loro fanno. Cosa vuoi dire ai tuoi amici sull'utilizzo della rete? Non lo so, io utilizzo Facebook, per esempio, WhatsApp. Bisogna stare molto attenti perché anche nella nostra scuola ci sono stati dei casi di foto fatte in classe durante le lezioni e sono usciti dei problemi e degli alunni hanno avuto dei problemi scolastici, quindi bisogna stare attenti, insomma. Perfetto, tu condividi questo pensiero e in più che cosa pensi di consigliare a chi come te utilizza e naviga in rete? Vabbè, condivido quello che ha detto il mio amico prima, inoltre consiglio di proteggersi, ovvero sia di preservare la propria privacy, stando attenti comunque alle foto che si fanno, a ciò che si condivide e comunque a stare più attenti in rete perché è grave la cosa, sì. Quindi stare più attenti. Bene, a te chiedo le stesse cose e in più vorrei sapere quanto del tuo tempo dedichi all'utilizzo dei social network. Allora, innanzitutto condivido tutto quello che hanno detto i miei amici in precedenza. Volevo aggiungere anche di stare attenti perché non solo per le foto ma si potrebbe imbattere anche nel cyberbullismo, in casi di cyberbullismo, come magari non solo su Facebook ma anche su Ask, così abbiamo avuto dimostrazioni anche in altri paesi d'Italia. E, bisogna stare molto attenti perché magari delle volte anche con degli insulti presi in giro così si arriva a casi molto gravi come potrebbe essere magari un suicidio così. Poi per il tempo che passo sui social network faccio molto uso dei social network, ma ovviamente sto molto attento a tutto. Ovviamente se caricano un'immagine che magari riprende me, che è in una posa magari non piacevole, magari che non voglio, ovviamente la faccio togliere. Bene, io vi ringrazio, spero che la lezione che avete seguito all'interno del track sia utile e ne possiate fare tesoro. Grazie ancora e da Olbia un saluto a tutti i social.